Ieri la Regione Lazio ha approvato altri due provvedimenti molto importanti per dare una mano a chi non ce la fa in questo periodo di emergenza sul tema degli affitti. Già nelle settimane precedenti siamo stati la Regione che più di tutte ha messo in campo provvedimenti straordinari per quasi 50 milioni di euro. Ieri abbiamo approvato provvedimenti per ulteriori 20 milioni di euro per riuscire a dare due risposte. La prima a tutti quei comuni e quindi tutti quei cittadini che non sono riusciti a cogliere l'opportunità messa in campo nei mesi scorsi perché le amministrazioni locali non hanno fatto in tempo a fare le domande, a espletare i bandi nei tempi previsti dalla Regione Lazio. Con quel provvedimento di ieri noi in qualche modo recuperiamo quasi 40 comuni e tutti gli utenti di quei comuni a cui possiamo dare un contributo al pagamento dell'affitto. Con un altro provvedimento, tutto finalizzato a Roma Capitale, noi diamo ulteriori 16 milioni di euro a Roma, 14 interamente per il sostegno ai cittadini che hanno un problema in questo periodo di difficoltà del Covid e 2 milioni e mezzo per gli studenti fuori sede che quasi per intero sono appunto a Roma. Con questo ulteriore sforzo la Regione mette a disposizione di Roma Capitale a questo punto più di 40 milioni di euro per dare una mano alle tante migliaia di famiglie, quasi 50.000, che hanno bisogno adesso di un supporto. Ci auguriamo che queste ulteriori risorse che abbiamo messo a disposizione di Roma Capitale non si infrangano anche queste nelle pastoie burocratiche amministrative del Campidoglio e che si possa fare in fretta per dare risposte adesso a chi ne ha bisogno.